Buongiorno a tutti da casafacilefelice.org. Oggi prepareremo i calzoncelli. Per questo dolce c'è bisogno di un purea di castagne che possiamo ottenere dalle castagne fresche piuttosto che da quelle secche. Rompiamo la nostra cioccolata in pezzi e facciamola sciogliere a bagnomaria. Adesso che la nostra cioccolata si è sciolta, cioccolata amara, mettiamo il nostro caffè. Caffè ristretto, amaro naturalmente. Un po' alla volta, facciamo assorbire. Ecco, vedete? La nostra cioccolata si è sciolta. Abbiamo aggiunto il caffè. Adesso mettiamo lo zucchero nella farina di castagne. Per 300 g di farina di castagne, 100 g di zucchero. Anche di meno, poi a gusto personale. E adesso aggiungiamo la nostra cioccolata. Adesso aggiungiamo la nostra uvetta, abbiamo fatto rinvenire in un liquore, adesso aggiungiamo al nostro impasto. Aggiungiamo anche 50 g di pinoli. Adesso aggiungiamo il vino cotto. Una tazzina, mezza tazzina, perché questa è una tazzina abbastanza grande. Se non avete il vino cotto, va bene anche un liquore dolce come il marsala, per esempio. Ecco, adesso assaggeremo se è buono e dolce o ha bisogno di qualche altro piccolo aggiustamento e lo conserveremo così, dedicandoci alla sfoglia. Cominciamo a prendere un po' di farina mescolando l'olio e le uova.
vediamo come in questo caso ha bisogno di ancora un po' di liquido, possiamo mettere un goccino di vino bianco. Adesso cominciamo a lavorarla sul tavolo. Infariniamo. Adesso la facciamo riposare al coperto, coperta con un telo, con un tovagliolo per una ventina di minuti. Sono trascorsi 20 minuti, adesso prepariamo la nostra sfoglia. Ecco qui, la nostra sfoglia adesso è pronta, abbastanza sottile. Adesso prepariamo i nostri calzoncelli. Prendiamo un cucchiaino di impasto, di ripieno. Facciamo una prima fila sulla sfoglia. Adesso ripieghiamo così. E dopo pressiamo la pasta, di modo che i margini si attacchino bene, cercando di non far entrare aria dentro. Un po' ne entra sempre, ma cerchiamo di non farne entrare troppo. E dopo, adesso dobbiamo ritagliare con una rotellina o anche con un coltello, così. Ecco, vedete? Adesso possiamo fare un piccolo disegnino, diciamo. Ci sono due modi per fare un disegnino vicino al calzoncello. Il primo modo è prendere i rebbi di una forchetta, pressare così delicatamente. Stando attenti a non rompere la sfoglia, non bucarla. Così. Un altro modo invece è di ritagliare con piccoli tagli la pasta intorno, sempre stando attenti a non bucare l'impasto, diciamo la sfoglia con il ripieno, e dopo ripiegare
Alternativamente la sfoglia, così. Diciamo che questo qui è il metodo classico. Ecco, vedete? Se invece decidete di tirare la sfoglia con la macchinetta, in questo caso dovete diciamo, aggiungere un po' di farina nella sfoglia, nell'impasto della sfoglia, in modo che venga un po' più asciutta. Tirate due sfoglie sottili, diciamo fino al penultimo giro, penultimo numero. E dopo, come abbiamo fatto con la sfoglia tirata a mano, mettiamo un cucchiaino di ripieno così. E con l'altra sfoglia copriamo. E chiudiamo tutti i lembi. E dopo tagliamo. Olio è pronto, adesso cominciamo a friggere. Friggiamo un pochino alla volta, non tanti, in modo da poterli girare facilmente. Quando tiriamo fuori dall'olio i nostri pasticcini cotti, mettiamoli su carta assorbente in modo che perdano tutto l'olio in eccedenza. Se vedete che la carta è molto unta, cambiatela. Quando i calzoncelli si saranno raffreddati, e avranno perso tutto l'olio in eccesso della frittura, scaldate un po' di miele chiaro e, lo fate scivolare a filo. Così sui calzoncelli, come decorazione. Un po' di miele a filo e le codette di zucchero colorato. Ecco, un po' di codette, così come vedete nel piatto. Per altre preparazioni di Natale vi aspettiamo tutti sul nostro sito casafacilefelice.org. Arrivederci alla prossima preparazione.